eccoci qua con un video haul. Un video haul. Abbiamo fatto degli acquistini a Berlino. A puoi anche parlare, a Primark. A Berlino, e abbiamo preso un po' di cose da Primark e un po' di cose da dal DM e Rossmann. Rossmann. E poi non mi ricordo, quindi facciamo subito vedere che cosa abbiamo comprato. Vai. Parti tu. Sei pronta? Sì. Allora, per un video che si rispetti delle OPI, tra l'altro tu non è non solo ce l'hai? Questa, non è solo questa. Non è solo questa? Anche no, è vero, sì. Dobbiamo prendere qualcosa uguale, e quindi abbiamo preso questa. Questa maglietta rosa. Questa, che tra l'altro... Il colore, eh? Sì, sì, allora faccio vedere io così. Ok. Boh, a me piaceva... il disegno, sembrava tipo un disegno di un tatuaggio. Sì, è un sacco. Carino, molto carino. Perché io non ce l'ho? Perché tu sei un maschio. Ed è carino. La vuoi? Te la presto intanto. Proprio costava bene. 6 euro, l'abbiamo pagata 3 euro. 3 euro. Però è carina. Vai, Nini, fai vedere la tua. Ma io ho comprato due cose. Vai, se me le brucio subito, poi me ne vado. Una, bruciatene subito una, vai. Io ho comprato una magliettina a maniche lunghe che non le uso. Ha preso una magliettina verde militare da Primark. Con i bottoncini. Con i bottoncini, l'hai pagata? Troppo. 8 euro. Ed è carina perché è tutta a costine. Signor Primark, perché le cose da uomo sono sempre più costose e sono sempre di meno di quelle da donna? È vero, le donne erano tre. Perché siete sfortunate. Signor Primark, perché io compro da Primark solamente all'estero, non in Italia, perché la in Italia fa cagare? Non è uguale, non ci sono alcune cose uguali. No, va. Ma le altre basic non sono uguali? Sì, però beh, ho capito il basic. No, vabbè, però questo è tipo semplice, con le costine. Secondo me se vado non la trovo. Boh, non ho mai comprato un cazzo in Italia. No. No. Poi ho preso, proprio per rimanere in tema basic, questa qui, con il collettino rotondo, bianca, perché cioè, comunque si usano le magliettine semplici. Con la striscia fucsia. Con la striscia fucsia della taglia. E questa qui l'ho pagata 2,50 euro. E questa qui, che però ha un tessuto diverso, più morbido, proprio morbidissima, col collo a V, molto morbida, questa l'ho pagata 4 euro. Quindi 8 in Italia. In Italia 8 euro. Io vi faccio vedere questo! Ma cosa sta roba? C'è dei problemi, lo sai. Mi sono comprata, sì, da mettere in borsa, uno spazzolino con il dentifricio. A 1,50 euro. Cacchio, lo volevo pure io sono fissatissima. Guarda, si chiude così lo spazzolino. Io ce l'avevo, l'ho perso, me l'aveva regalato il dentista. No, questo c'è anche da noi in Italia, però. Allora lo voglio. Però 1,50 euro. Quindi 3 euro. 3 euro in Italia. Quindi questo. Vai. E poi ho preso anche queste. Anche io. Però io no. Io così. Questi qui. Ecco, lei mia mamma ha preso questi a casa. Sono quattro spugnette fatte così, quindi una piccolina per il correttore, due medie e una grande tipo beauty blender. Esatto. E infatti blender sponge. 3,50 euro. E queste quattro piccoline, due bianche, due nere, 3 euro. Poi qualcuno mi spiega cosa vuol dire. Beauty una blender beauty. Blender. Beauty. Blender. Ora è tutto chiarissimo. Ma proprio uguale. Poi, Fabio, tocca a te. Nini, tocca a te. Ma eri in fissa col verde quel giorno. Sì. Hai fatto la binanza. Guarda anche qua i pantaloni che c'è adesso su, erano verdi. Vabbè, però sono belli questi. Però in Italia non ci sono. Io ho comprato questi qui. Sono dei pantaloni. Non lo sono jeans, però. Tu parla. È un, non lo so, è un simile tipo... Sono i pantaloni tipo di tessuto. Quelli che usa lui un po' più sportivi. Però sono carini perché gli cadono bene. Hanno le righette. Sì, dalle foto. Beh, tu non eri con lui. No, perché non mi hai fatto entrare. E queste righettine fatte così su. Questo qua gomito, poi non ci passa neanche il piede un altro po' perché è troppo stretto. Esatto. Sembra largo un po'. Insomma. No, no, no. E nulla. No. E questi li ha pagati 18 euro. 18 euro. Cioè, signor Primark, 18 euro le sembra. Allora, facciamogli vedere l'altra cosa insieme. Esatto. Abbiamo preso questo pantalone qui. Questo qui, che ho già usato io. Io no. Ed è il Mammut. Mammut Fit. È lo stile, quello un po' larghino. Che sta, a Fabio piace da morire. Sì, quelli che non sono per niente aderenti. E esatto. Hanno uno spacco. Solo in una gamba. Un taglio solo su una gamba. Sì, è qui. Comodo.
Non troppo alto, non troppo basso, giusto, vita giusta. Sì. Ti fa tipo un po' così, ma neanche troppo in realtà. Cioè l'altro giorno veramente l'ho usato e mi piaceva un po'. Costava 17 euro. E l'abbiamo pagato? Rumbo di... Dillo tu Fabio quanto l'abbiamo pagato. 18 euro. No. 5 euro. 5 euro. Carino. No, nulla, Carino. Rumbo di tamburi. Carino. Carino. Io ho preso un altro jeans nero, ce l'ho addosso. Che è così, normale, effetto push up, forse perché tipo nella cucitura c'è qualcosa, qualche riga un po' push up, magari tira un po' il chilo. Sì. Questi qua 17 euro, quindi quanti tuoi quasi? Sì, ho capito, ma io con due cose ho speso quanto vuoi una busta. Hai ragione. Cavolo, okay, volevo, che non l'ho comprato. Abbiamo preso i choker. Sì. Lei due e io tre scatole qua, tre cose. Sì. Due sono uguali, quindi facciamoli vedere. Questi qui. Ok. Ah, questo qui abbiamo pagato 5 euro, ci sono dentro 1, 2, 3, 4, 5 choker. 5 choker e sono carinissimi. Cioè, quello che mi piace di più ovviamente è quello nero con i fiorellini. Questo è quello che mi piace di più a me, questi due oro. E poi anche l'oro, sì. Anche il bianco deve essere bello sulla quello bronzatura. Quello che mi piace di più è questo. Ma sulla bronzatura deve essere proprio bello. E poi abbiamo preso a 3 euro invece questi tre choker che sono sì. Fighi perché ce n'è uno che si attacca qua e si stringe, come si dice, e gli altri due sono effetto pizzo, sono sì. Veramente carini, bello. Questi qua. E poi io ho preso questi altri 1, 2, 3, 4, altri 5 choker a 4 euro. Di bello quello col cuoricino. Anche questo non mi piace. Gli ultimi, cioè tutti sì, forse questo un po' meno. Però quello con il coso non mi piace. Comunque questi choker qua, fatti così, così sono chiari, era difficile da far vedere. Vedete questo qua è carinissimo. Questo rosa e questo ho la scritta love e l'ho pagato 4 euro. Invece la sister, questi braccialettini, che secondo me sono carini con la bronzatura, questo set. Fallo vedere tu. A 3 euro. Quanti sono? Sono, non lo so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 braccialettini. A 3 euro, carini. Secondo me con la bronzatura, se ci metti questo con questo qui, 4 braccialetti, sono carini. Ah, c'erano i braccialetti da uomo. Esatto. Non li hai presi? 30 euro l'uno. Poi, ma dai, pianta. Allora, poi io ho preso... Ora parte la trasgressione. Le calze che vanno di moda adesso, quindi le calze a rete per la gioia del mio fidanzato. Ti piacevano queste? Sì, ma tu le metti sotto il pantalone. Sì, sì, con lo strappo. E sono due paia con queste qua più sottili, quindi le calze a rete più sottili. Cioè più piccole, come si può dire? Con il foro... Più piccolo. E invece queste più larghe, queste le ho pagate... 3 euro. 3 euro e queste 4. Beh, per metterle una volta non è male. Ah, costa più che altro perché da Calzedonia costano 9,90 euro un sì. Paio. Poi faccio vedere questa bellissima camicia che ho adorato, amato. Questa qui è bella, una camicia a righe. Una camiciona, quindi una camicia non lunga. Una camicia vestito. Non è grande. No, è fatta così. In pratica tu la utilizzi come vestitino con gli stivalettini. Ed è fighissima. Con la giacca di pelle, figo top. Con questi fiori. Quando dice queste cose. Sì, perché io quando compro mi immagino come mi devo mettere. E niente, non so se la. Sì, no, è lunga e che ha il risvoltino qui col bottoncino. Questa qui, bellissima. L'amo, avete capito che l'amo, ok? Ti puoi anche sedere? 16 euro, ma se mi alzo si vede meglio. Ma chi se ne frega che basta glielo dici, si fida, non è che gli fai vedere forse il prezzo. 16 euro. Mi piace? A me sì. Una cosa che invece trovo io carinissima, che vabbè, a me piace, a te? No, no, è carino, però dai dubbi utilizzi. Boh, ho preso ma questo parka, che è tipo... Parka? È un parka impermeabile. Boh. Parka. È un parka impermeabile, fatto così, ed è carinissimo, non so come spiegarvelo. È un classico a forma di parka. È sottilissimo ed è impermeabile, molto carino, mi piace, 10 euro l'ho pagato, non si capirà niente, però è carino. Puoi fare anche tu qua il risvoltino? Sì, io lo preferisco qua il risvoltino. Mio marito. Allora, tre cose ho preso, questa è quella complessa però, questo è proprio trasgressivo, una moneta panna.
Ma cosa dice grigia? È grigia, fa. Grigio panna. È grigia. C'è grigio e c'è anche panna. Melangiata. Dai su, abbiamo preso una magliettina semplice. Semplice a? 2,50€. Perfetto, vedi che c'è anche te per le cose da 2,50€. Sì, ma qua ha fatto una cosa buona. È scontata questa magliettina con scritto rock. Rock. Bianca. Carina anche questa morbida. Costava 6€, l'ho pagata 3€. Scialla. Scialla. Da palestra. No, questa non è la palestra. Se tu dici sempre da palestra. Non preso niente da palestra. E io invece ho preso questo maglioncino che trovo molto carino. Non è molto crop. Ma è scialla anche questo. Scialla. Però secondo me sta bene moltissimo con i pantaloni a vita alta. Cioè non è crop, però è comunque un po' corto. Perché arriva all'inizio del pantalone. No, un po' più giù del pantalone. Ah. Però comunque sta bene insomma con il pantalone a vita alta. Fatto così ed è... con rosa, l'azzurro e il blu e l'ho pagato 3€ anziché 13. Sì, c'erano diversi colori. Colore, mi piaceva questo. Poi ho preso questa magliettina qua che non so a dubbi utilizzi, però mi pigiama. Piaceva, sì, forse per pigiama. Mi piaceva perché comunque i cuoricini fatta così, ok, mi piaceva. No, il che prima compri e poi pensi l'utilizzo. Boh, non lo so, se ci riesco ad uscire senza imbarazzo ci esco, se no... Considerando come esci tu senza imbarazzo, tu ci esci tranquillamente. Ci vai a mangiare anche fuori. Andata a cagare. Esatto. E l'ho pagata romantica 3€. Il cuoricino è romantico. Dai, è andata a cagare. E poi abbiamo preso io e Fabio la stessa maglietta, in realtà l'ha presa lui, se l'era presa piccola. Altre cose. E invece di cambiarla l'abbiamo tenuta e l'ho tenuta io come ricordo, più che altro da mettere magari... Come pigiama. No, per la palestra. Per la palestra, oppure non lo so, comunque è sportiva, quando sono un po' ma più sportiva. Per me è carina anche per uscire per me. Per te sì, però per lei comunque si vede era da uomo, esatto. Comunque, vabbè, in linea di massima... Tanto si frega le mie maglie. Sì, le uso. L'abbiamo pagata 3€, quindi è carina perché c'era scritto Berlino con il... l'orso. Poi ho preso, vi faccio vedere velocemente perché ho preso due cose veramente sputate. Ho preso questi due top... per la palestra, sono semplicissimi, cioè molto molto semplici, fatti così, si vedranno. Non buttando. No, ma giralo, giralo, così, il classico top da fitness senza imbottitura né niente, ed erano tutte e due in offerta da 4€ a 2€. Poi ho preso questo. Ma ce l'avevi già? Per me no. Ce l'avevi già nell'altra casa, me lo ricordo. Sì, blu, però mi si è rotto, come ha regalato la zia. Vedete, si fa così, si gira i capelli per e lo si mette. E la cosa carina è che il bottone ha forma di cuore brillantinino. Però questo è il mio. Questo è il mio, è tipo il colore rotto. Noi abbiamo finito con i vestiti. Sì. Passiamo per l'area make-up, beauty e anche questa però cosa. Però io tipo ho lasciato un'altra cosa di Primark. Anche sempre da Primark ho preso questo pennello, che secondo me ha pagato tanto perché su internet costava meno. Tipo so. 90 centesimi. E ora? Cazzi tuoi, non me l'hai neanche detto. Andiamo a Berlino a cambiare. Perché mi ispiravo. Vabbè. Vabbè, comunque l'ho pagato 3,50€ ed è quello per il correttore sempre. Poi il mio bimbo ha preso questi. Ma non è vero, le prese tu. Lo so, però fai finta di averle prese tu. Scusa. Mi ho preso le vitamine che le ha scelte con cura. Multivitaminico, multivitaminico e multivitaminico. Non è vero. Con tutti i multivitaminici. Sì. Cambia il gusto. Esatto. Ma io volevo prendere la D4. Poi entravi dentro e te le prendi. Il magnesio. Poi abbiamo la vitamina C. Sì, ma le fai vedere? Sembra che stia facendo il video, non lo so. Scusate, mi sono a casa sua, lo stavo Non so, a casa sua. Mia. Perché è triste perché lui non l'ha comprato quanto noi, capito? È un po' invidiosetto. Io volevo essere donna. E poi hai comprato anche queste! Ho comprato anche questo. Ah, il sì. Sonna d'Africa con dentro il mango, l'ananas, la banana e il cash mask. Ma ragazzi, che fighissimo. Tra l'altro la voglio... sono allergico a tre quarti voglio... di quello che c'è dentro. Assaggiare? Sì. Cioè? Banana, ananas. Sì, banana, sono estratti. Sembra che la potessi mangiare. Mamma, sentite qua. Porca miseria. Sa di mango. Che buona, sa di mango. Proprio ce la facciamo. Buonissimo. Però è per dormire. E queste le ho prese da Rossmann. E quanto le pagate? 1,50€. Le vitamine costano poco. Le vitamine, sì, costano poco. Allora, partiamo al bottino beauty che abbiamo fatto. Io questo l'ho già fatto. Come sono? Ho già provato alcune cose. Allora, ho provato questa maschera qui. Maschere Pair
Vabbè, quello che c'è scritto. Ah, il marchio è della Rival. Rival de Loop. De Lop. De Lop. Non so. Loop. Footlocker. Footlocker, quindi de Lop. Sì, Lop. Cazzo c'è il naso? Boh. Perché Footlocker, tutti dicono Footlocker, ma è Footlocker, allora l'op si dice l'op. Ma dipende da dove viene, perché la O in inglese si legge la U. Vabbè, questa maschera. Abbiamo preso questa maschera. Io quella che ho provato, appunto, ne ho comprate delle doppie. È questa qui, farlo solo io. E devo dire che è buona, eh. Poi ha un profumo buonissimo. La prima volta 40? La prima volta 40 centesimi e ne abbiamo l'altra 30. 30. E l'altra 30 centesimi. Mm. Ok. E infatti abbiamo fatto un mega bottino di maschere. Di maschere. Ma ce ne sono veramente tante. Sì. Anti-age. Ma guarda questa. Tu ce l'hai comprata? Questa è per gli occhi. Sì. Anti-aging. Sì. Ok. Ho preso una di quella. Poi non lo so. Cioè, perfect. Perfect Taint. Ma qua da una ne escono 4. Colorito perfetto. Da una ne escono 4. Sì, qua sì. 4, qua sì. 2, però solitamente comunque tu la fai tutta. Quindi l'ho fatta con la mamma io, quindi abbiamo usato una dose in due. Ma magari la facciamo quella insieme. Non l'ho presa Q10. Ma allora costano pochissimo. Costano poco. Perché poco. Se uno quanti centesimi. Costano ma infatti, ma in realtà tipo da noi in Italia costano tantissimo. Io ne volevo altre, uffi. Però va bene, ci accontentiamo. Poi, io ho preso da appassionata di profumi, non potevo lasciarmeli lì, ho buttato la scatola perché ingombravo un pochino. Due profumi, sempre del marchio La Riva, La Rive. Quello era Rive de Lop. La Rive. Locker, questo è Rive. No, forse un altro. Comunque, uno è simile, abbiamo detto che cosa? J'adore. Ma è molto simile, ma sono buoni, io le uso proprio così i profumi. E l'altro non lo so. Si fa la doccia quel profumo. Non lo so, è buono. È quello simile a J'adore. Questo è buonissimo. Comunque sono fantastiche. Uno si chiama A-I-N. Buono questo, mi piace un po'. E l'altro si chiama Queen of Life. Me lo fai sentire Queen of Life? È buonissimo, mamma mia. Quanto li hai pagati? 6 euro l'uno. Come crema ho preso questa qui, sempre Rival de Loop. Qua c'è scritto che è naturale, senza siliconi, senza parabeni e senza Farbstoff. Ragazzi, è tutto in tedesco. Boh, vabbè, comunque dice che c'è l'olio degli oli, l'avocado, me la sto immaginando, Ho cercato su internet cosa ci poteva essere scritto, ma devo dire che nessuno ha fatto mai la traduzione in italiano, quindi non lo so. Comunque, ma basta che tu ti scarichi la Google Translate e ci vai sopra con l'immagine. Si può fare la foto ora? No, non sì, ma da un botto, non da ora. Comunque, vabbè, questa qua l'ho pagata 3 euro qualcosa. Sì, io forse anche io questa 3 euro ed è una classica crema. Perché mi hai detto così? No, perché ho i capelli attaccati a te. Ah, e anti-aging, feeling, come si dice? Comunque, io sto diventando vecchia, quindi ho bisogno di queste creme. E nulla, l'ho pagata Q10 e qualcosa e sono curiosa di provarla. Anch'io questa. Perché su internet c'è stata che è buona, eh. Comunque fatta così, il packaging è anche carino. No, il mio non è fatto così. È un po' piccolino, cioè nel senso è costato un po' di più rispetto alle altre per essere 50 ml però, un barattolo di crema, eh. Poi io ho preso, da appassionata di ciprie. Ah, tre maschere ho trovato. Vedi che ce l'avevi. Due ciprie, una sempre della Rival de Loop, che si chiama Beauty Code Banana Powder. Quindi powder? Powder. Ah. Oh ragazzi, lasciate stare la mia. Alla banana? Ma non alla banana, si chiamano così quelle colorite un po' giallognolo. Questo? Ah, non lo so. Ah, sa di banana! No, la voglio anch'io! Sa di banana! Che cazzo. Che buona! Ah! Che la banana! Comunque questa cipria la banana. E poi ho preso quest'altra cipria della marca non lo so dire, Young. Sa di pollo arrosto. Questa è buona. Ah, sa di talco. Però sa di buono, di trucco. Questa è buona. Ma tutte le mie puzzano. E nulla, e le ho pagate pochissimo, veramente meno di 2 euro forse, 3 euro, forse meno di 2 euro. Io invece euro. Ho preso questa di cipria, della Isana Young, 2 in 1 cream e powder make up, antibatterica e senza pickle. Che cosa vuol dire? Nickel. Pickle, cosa sarà nickel?
Non inserisco. Sì. Poi, ma perché c'è scritto tutte quante Young sotto? Perché sarà la marca? No, non penso che sia tipo rivolta ai giovani. E questa qui io l'ho provata e sembra buona, anche se io la cipria la odio perché mi fa uscire i brufoli. E poi ho comprato 3 correttori, uno della linea da Rossmann Isana Young, 2 colorazioni diverse. Ti stai annoiando? Un po'. E sono fatte così, cioè sono carine perché hanno dentro la parte bianca. Sì. Che fa tipo un po'. Illuminante. L'idratazione. Tanto non si vede, è un correttore. È un correttore con dentro la parte bianca. E. Ops. E poi ho preso il Fit Me. Io lo sto usando. È buono, bellissimo. Te l'ho detto. È illuminante, buono. Leggero, illuminante. E boh, si assorbe subito, lo sto usando da 3 giorni. No, qua c'è anche in Italia. Anche il fondotinta. Il fondotinta, questo qua. Ve lo dico quanto abbiamo pagato, eh. Ora ve lo dico. Ciao a tutti gli scontri. Questo fondotinta qua, che è sempre il Fit Me, però nella versione matte. Allora, il correttore 4,95 e il fondotinta 5,95. Appunto. Colorazione 128. E tu questo non regalato. L'hai fatto vedere, 128. Ok. Questo qua non l'hai fatto vedere. No, poi voglio far vedere un'altra cosa di Prime. Ah, poi ho preso un'altra cosa. Poi ho preso questa terra fredda. Questa qui. No, non è fredda. Sì, per me è fredda. Già non è fredda. Ma che cazzo vuol dire? Un color mattone? È caldo. Intendevo dire quello io, che non hai brillantini. Matte terra, questa qui. Della vedi, è facile da dire. R della Young. No, boh. Vabbè, questa qui San Powder Matte Terra 04, da provare. Da provare. E poi abbiamo preso questo che abbiamo trovato da Primark. Questo qua è un kit contouring, costava 4,50€, l'abbiamo pagato 2€. Ed sono così, ci sono dentro uno color banana, un color cioccolato. Marrone cioccolato e l'altro un nocciola. In polvere sono, non sono in crema. Sono tutti in polvere, ti fa vedere sì, come fare bravo. Il contouring. Certo, uno è caldo, uno è freddo e uno è un illuminante. Poi da Primark ho preso questo, ne abbiamo preso anche un altro con mamma che era a casa. Questo qui, questo matitone color carne, Velvet Matte Lipstick Crayon. Vabbè, crayon. Questo qui, crayon, come si dice, è bellissimo, crayon. È bellissimo, è matte, stupendo, compratelo. E niente, ho pagato 2,50€. No, questi sono anche in Italia. No, questi. Poi ho comprato questi due, burro cacao. Anche tu? Sì, però vabbè. Anche Manu, 99 centesimi l'uno, i Blistex, che qua costano tanto, in Germania costano solo 1€. Niente, li abbiamo presi. E quindi il video finisce qua, abbiamo fatto un po' di acquistini come potete vedere, ci siamo anche abbastanza limitate, perché noi siamo andati nei negozi da. Siamo andati solo da Primark poco. Esatto. Poco. Dai. 2 giorni. Sì, però uno è per prendere giusto un po' di cosine. E quindi noi vi salutiamo, vi diamo un grosso bacio e al prossimo video. Ciao. Ciao.